Il Circolo e il Globo Verdi a Ghizzano ha ospitato la Coppa Cemes, la gara valevole anche per il campionato provinciale, e quindi siamo sempre a seguire la categoria amatoriale per questa gara che si è svolta appunto in provincia di Pisa con l'organizzazione della SD, la Belle Equipe, in collaborazione con la Castelli e la WISP, per questa gara appunto della quale stiamo vedendo le operazioni preliminari. Come è nostra consuetudine, ormai chi ci segue magari in modo più assiduo lo avrà un po' capito, anche in questo caso c'erano due partenze intervallate di pochi minuti l'una dall'altra, ma noi abbiamo suddiviso proprio le due gare in due momenti ben distinti in modo tale da rendere più facile la fruizione. Stiamo vedendo appunto le fasi iniziali, le fasi preparatorie con le varie iscrizioni. La prima parte di gara che vedremo è quella relativa alla categoria esordienti M1, M2, M3 e M4, mentre la seconda parte è quella M5, M6, M7, M8 e donne. Il percorso, considerando che le due partenze sono intervallate 10 minuti l'una dall'altra, vede appunto la partenza dal Circolo e il Globo Verde, quindi poi via dei Condotti fino ad Asciano, via delle Sorgenti, strada del Lungomonte Pisano, via 25 Aprile, quindi via Calcesana fino a Ghizzano, da ripetere per 5 volte. Un circuito pressoché pianeggiante e il totale di 65 km e 800 metri. La conclusione della gara si è posizionata al Circolo Arci La Pergola ad Agnano, che è un tratto in leggera salita, e questo tratto lo affronteranno solo nel finale, cioè faranno sempre questo anello da ripetere per 5 volte e poi nel finale andranno appunto ad affrontare la salita. Stiamo vedendo appunto le immagini che precedono la partenza di quella che è la prima gara, quella dei più giovani. Non ce ne vogliono gli altri, gli esordienti M1, M2, M3 ed M4. Ecco qua che è avvenuta la partenza per quanto riguarda la prima gara. Pronti via, e subito c'è stato un allungo un po' più che deciso. Probabilmente di qualcuno ci è sembrato che fosse in gara, però non lo possiamo assicurare, anche perché spesso e volentieri succedono in queste manifestazioni che ci sia qualche imbucato, qualcuno che non paga l'iscrizione, che però ha piacere di pedalare in compagnia e quindi si affianca a chi ha il numero e continua nella sua azione. Intanto facciamo sfilare tutto il gruppo, che è la prima parte della gara, appunto quella che è relativa ai più giovani. Ricordiamo che questa gara è valevole anche per l'assegnazione del titolo di campione provinciale. Per quanto riguarda la WISP, ovviamente possono partecipare al titolo tutti coloro che sono tesserati per la WISP, ovviamente non anche quelli che sono gli altri enti. Quando siamo al termine del primo giro, c'è un attacco da registrare, che è il primo attacco di giornata, con il numero 29, Giacomo Luciani del Velo Club Maggi 1906, che ha un minimo vantaggio nei confronti di chi sta inseguendo. Adesso magari lasciamo andare proprio il portacolori del Velo Club Maggi per capire com'è la situazione alle sue spalle, e si è formato un drappello che di fatto anticipa il gruppo, con il numero 10 Daniele Bozzi del gruppo sportivo Baglini, con il numero 13 Fabio Pelosini del team Labronica, poi con il 161 Davide Luisi del gruppo sportivo Villa Franca, con il 133 Raffaele Carmagnini della New MT Bike Team 2001. Una particolarità che abbiamo notato proprio di questa Coppa Cemes è il numero di colore diverso a seconda delle varie categorie, che rendono molto intuitivo e molto interessante questo espediente. Abbiamo ricordato proprio in altre occasioni che spesso e volentieri è difficile riconoscere coloro che fanno parte del mondo amatoriale, sia perché qualcuno mette il numero in modo fantasioso, sia perché
a volte è un po' complicato poter vedere numeri anche molto alti, e invece questa particolarità di distinguere categoria per categoria i numeri con un colore ben preciso è sicuramente pregevole, quindi un plauso alla città organizzatrice della SD, la Belle Equipe. Il gruppo, intanto, che abbiamo lasciato sfilare, è segnalato a soli 20 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Siamo nel corso del terzo giro ed è cambiata la situazione, perché adesso sono tre coloro che compongono la testa della corsa: Daniele Bozzi con il numero 10 del gruppo sportivo Central Chimica, ancora una volta con il 29 Giacomo Luciani del Velo Club Maggi e con il 161 Davide Luisi del gruppo sportivo Villafranca. Sono tre atleti, e questo lo vediamo facilmente, che fanno parte di tre categorie diverse. Come sempre in questi casi c'è la vittoria della generale, la vittoria della sua, di ognuno della propria categoria, quindi come sempre la gara nella gara. I tre atleti al comando hanno 30 secondi di vantaggio su questo che è il gruppo. Quindi comincia a essere un'immagine piuttosto interessante per i tre atleti che sembravano andare di comune accordo, cosa invece che non possiamo dire per il gruppo, perché ci sono vari allunghi, poi il gruppo va ad occupare interamente la sede stradale, poi altri atleti che evadono, e quindi questo è un sintomo di poco accordo a tutto vantaggio per chi si trova sulla testa della corsa. Vediamo vari corridori che provano poi a riportarsi sulla testa, ma infatti questo è tutta una condotta che va a favorire chi si trova al comando. Ricordiamo, erano tre gli atleti al comando quando erano stati già percorsi tre giri, quindi avevamo già passato ampiamente la metà gara, e questo appunto è il gruppo che tutto sommato comunque si mantiene sempre piuttosto numeroso. Lasciamo ancora sfilare il gruppo e facciamo un ringraziamento alla Castelli, alla Incosport, alla Trattoria del Borgo, al Crystal Bar, alla Scarlatti, alla Pizzeria Trattoria Il Montino e alla Flower Vinyl Records. Allora, adesso ci troviamo alla località Asciano e siamo a 2 chilometri dal passaggio dal Contagiri, dove suonerà la campana che vorrà dire inizio dell'ultimo giro. Sempre tre gli atleti al comando che andiamo ancora una volta a ricordare con il 161, lo vediamo adesso a fare l'andatura, è Davide Luisi della società ciclistica Villafranca, con il numero 10 Daniele Bozzi del gruppo sportivo Baglini Central Chimica e con il numero 29 Giacomo Luciani del Velo Club Maggi. Questi tre atleti che stanno componendo la testa della corsa, e come detto confermiamo l'impressione che stiano andando avanti di comune accordo. Il gruppo invece transita all'altezza del rilevamento tempi a un minuto di ritardo, e quindi la sensazione che avevamo detto poco fa è confermata anche dal ritardo del gruppo, che ha visto salire il proprio ritardo appunto dai tre atleti al comando a un minuto. Quindi quando siamo ormai in vista delle fasi conclusive, sono tre atleti al comando e gruppo a un minuto di ritardo, gruppo ancora numeroso, però se non si decidono in qualche modo ad organizzarsi, a fare fronte comune per cercare di recuperare il dislivello, sarà un gran vantaggio per questi tre atleti sui quali ci siamo nuovamente riportati. 5 chilometri alla conclusione, sempre tre gli atleti al comando, sempre Bozzi, Luciani e Luisi, i tre atleti che compongono la testa della corsa, e sempre un minuto il loro vantaggio sul gruppo. Quindi si sta mantenendo costante il vantaggio per i tre atleti al comando, quindi il gruppo continua a dare l'impressione di non avere le energie, le forze, la voglia di andare a recuperare chi si trova sulla testa. Sempre un minuto il ritardo appunto del gruppo dai tre atleti al comando, e quindi nonostante sembra che ci sia una qualche intenzione di provare ad organizzare un treno per provare a riportarsi sulla testa, sembra ormai che per quanto riguarda la conclusione sia un discorso appunto a tre per quanto riguarda l'arrivo. Ci manteniamo quindi sulla testa della corsa con i tre atleti che continuano
a darsi i cambi regolari, ma intanto ci viene segnalato che alle spalle stanno recuperando il gruppo, quindi evidentemente hanno trovato un accordo gli atleti del gruppo alla caccia della testa della corsa, e quindi ancora tutto incerto l'epilogo di questa Coppa Cemes. Ricordiamo, la gara è valevole anche per l'assegnazione del campionato provinciale WISP, al quale ovviamente possono partecipare solo quelle squadre che sono tesserate per l'ente della WISP, mentre era comunque aperta a tutti gli altri enti la partecipazione alla gara. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro e noi lasciamo la testa della corsa, ci siamo portati sull'arrivo ed è il gruppo sembra aver recuperato la testa della corsa. Quindi, per quanto riguarda la categoria Elite Sport, ha vinto Michele Carlotti della Belle Equipe, che diventa anche campione provinciale, davanti a Marco Fabiani, sempre la Belle Equipe, e terzo della stessa squadra Niki Elefante, quarto Lorenzo Sbrana del team Stefan e quinto Samuele Pierattini del team Lenzi Bike. Per quanto riguarda la categoria M1, il nuovo campione provinciale nonché vincitore è Daniele Bozzi del gruppo sportivo Baglini Central Chimica, davanti a Stefano Zeni della New MT Bike, terzo Rocco Sgroi della Sport Group, quarto Enrico Cortecci dell'Edilmark e quinto Diego Giuntoli del team Stefan. Categoria M2 ha vinto Giacomo Luciani del Velo Club Maggi, davanti ad Angelo Laudani della Sport Group, terzo Simone Panconi della Quarrata Bike, quarto Daniele Baldi della Colonna Bike e quinto Metello Mantelli della Ontraino, che è il nuovo campione provinciale. Intanto, mentre vediamo le immagini della seconda partenza, finiamo di dire le classifiche rispettivi campioni provinciali. Quindi per la categoria M3 Davide Luisi ha vinto per la Città Ciclistica Villafranca, davanti a Francesco Barni della Baglini, che è il nuovo campione provinciale, terzo Alessandro Nannetti del team Bike Ballero, quarto Lorenzo Tempesti dell'Angolo del Pirata e quinto Luca Sartori del Vivaio Le Querce. Per quanto riguarda la categoria M4 ha vinto Maurizio Mazzoni della Tutti in Sella, davanti a Leonardo Gonfiantini della New MT Bike, terzo Alessandro Freschi della Team Bike Ballero, quarto Giovanni Ciambriello della Garfagnana e quinto Marco Pierini della Baglini, che così è il campione provinciale. E questa è la seconda partenza, quella che prevede la categoria M5, M6, M7, M8 e la categoria femminile. Sono partiti la seconda gara, anche per loro 5 giri da percorrere del percorso che già vi abbiamo ricordato, con l'arrivo che già abbiamo avuto modo di vedere, che rende aperti molti finali, perché anche nella gara precedente sembrava che potesse essere un finale a 3 e invece poi si è rivelato praticamente un finale a ranghi compatti. Vedremo se in quest'altra categoria, in quest'altra gara anzi, sarà possibile vedere uno svolgimento diverso. Lasciamo sfilare tutto il gruppo per vedere comunque che la partecipazione è stata più che buona per quanto riguarda questa gara organizzata dalla Belle Equipe, la Coppa Cemes a Ghezzano di Pisa. Un ringraziamento alla Ottica Lenti Occhiali, alla Macelleria e Gastronomia Mancini, all'Acconciature Antonio e all'Osteria di Culegna, così come alla Incosport, alla Castelli, alla Trattoria del Borgo, alla Crystal Bar, alla Scarlatti, alla Pizzeria Il Montino e alla Flowers Vinyl Records. E qui intanto siamo portati sulla testa della corsa. Anche in questo caso, giustamente, ci sono i numeri di colore diverso che ci fanno capire i vari componenti delle varie categorie. Si è formato questo drappello piuttosto numeroso sulla testa della corsa e quindi vedremo se, essendo bello rappresentato, bello numeroso, se sarà possibile che questo possa essere il tentativo giusto. Gruppo numeroso circa 15, io direi, a colpo d'occhio, coloro che compongono la testa della corsa. Il gruppo dove comunque l'andatura rimane piuttosto elevata è segnalata a 1 minuto e 5 secondi. Eccolo qua il gruppo dove continuano a darsi cambi regolari sulla testa della corsa, e quindi adesso, sulla testa del gruppo, scusate,
cerchiamo di capire come si evolve la situazione per quanto riguarda la seconda gara della Coppa Cemes, visto che stiamo vedendo la seconda parte, con il gruppo quindi che cerca di annullare il distacco nei confronti del gruppo comunque piuttosto numeroso che si trova sulla testa della corsa. Anche in questo caso, come siamo soliti dire, è sempre questione di una gara nella gara, visto che comunque ci sono le varie categorie e anche vari titoli di campioni provinciali da assegnare. E comunque, quando in genere questa gara, questa seconda parte di gara, è quella che in genere è meno numerosa a livello di partecipazione, invece anche per quanto riguarda la categoria M5, M6, M7, M8 e donne, è sinceramente piuttosto numerosa. Ci siamo riportati sulla testa della corsa e appunto vediamo comunque il gruppo, o com'è, comunque quella che il gruppo che compone la testa della corsa è sempre bello numeroso, bello amalgamato e sicuramente buono l'accordo tra gli atleti che compongono la testa della corsa. Adesso riconosciamo appunto alcuni come Nicola Simoncini della società ciclista Villafranca che si stanno impegnando sulla testa della corsa, ma i cambi sono veramente regolari per quanto riguarda la testa e quindi comincia a essere complicato andare a recuperare chi si trova sulla testa del gruppo, perché comunque chi compone la testa è piuttosto numeroso e il gruppo, per quanto possa provare a sviluppare velocità, veramente comincia a essere complicato. Eccolo qua il gruppo, eccolo qua il gruppo che si sta avvicinando al luogo del rilevamento tempi. Ancora bello numeroso, ma è sempre più o meno di un minuto il ritardo del gruppo da chi compone la testa della corsa. Quindi sembra, potrebbe sembrare segnata la gara per quanto riguarda la fase conclusiva, anche se poi non è detto, perché ce l'ha proprio insegnato la gara precedente. Comunque tutti i servizi anche che permettono lo svolgimento della gara, vediamo la capillare organizzazione della l'ASD, la bella equipe, due giri alla conclusione e si anima la corsa sulla testa perché ci prova un atleta in solitaria, Riccardo Lisi della Tricycle Colonna, che prova a rompere gli indugi e si avvantaggia nei confronti degli immediati inseguitori. È già un discreto margine il suo nei confronti di quelli che sono gli ex compagni di avventura. Lasciamo andare appunto Lisi per capire il suo vantaggio sugli immediati inseguitori. È anche un po' aumentato il suo vantaggio, 15 secondi, ecco qua, arriva il dato, 15 secondi il ritardo per questi atleti e sul gruppo in realtà che si è ricompattato. Eccolo qua, quindi 15 secondi il ritardo del gruppo alle spalle di Lisi, che è solitario al comando quando ormai mancano meno di due giri alla conclusione. Quindi annullato quel tentativo che poteva sembrare pericoloso e che poteva anche sembrare definitivo per la risoluzione della Coppa Cemes, della seconda partenza, quella riservata alla categoria M5, M6, M7, M8 e donne. E quindi quando mancano meno di due giri alla conclusione, un atleta solitario al comando e soli 15 secondi il suo vantaggio nei confronti del gruppo. Lasciamo sfilare ancora per l'ultima volta il gruppo sulla testa e quando siamo alla fase conclusiva siamo qui per ricordare l'ordine di arrivo. Allora, per quanto riguarda la categoria M5, il vincitore è Roberto Manfredi della Speedy Bike e il campione provinciale è Luca Panati. Per quanto riguarda l'M6 ha vinto Andrea Panconi e il campione provinciale è Fabio Lari della Ontraino. Per la categoria M7 ha vinto Alessandro Biasci, che è anche il campione provinciale in quanto portacolori della bella equipe. Per quanto riguarda la M8 ha vinto Massimo Lari della Tricycle ed è anche campione provinciale. Per le donne ha vinto Valentina Fantozzi davanti a Viola Galli e Sara Ficini, con quest'ultima che con la terza posizione riesce ad ottenere il titolo di campionessa provinciale. Vediamo sfilare
tutti coloro che stanno terminando la gara sotto l'arrivo, quindi anche questa seconda gara si è dimostrata incerta nella finale, perché comunque quando ormai sembrava definitivo il risultato si sono completamente rimescolate le carte, quindi quello che è bello è vedere arrivare tutti col sorriso sulle labbra, perché questo quello che è conta. Noi vi continuiamo a far vedere le immagini di coloro che riescono a portare a termine, chi per provare ad alzare le braccia magari rischia l'osso del collo, evidentemente l'esperienza non insegna moltissimo, però ognuno si diverte come può. Diciamo, noi vi lasciamo adesso alle interviste che abbiamo realizzato per concludere questa Coppa Cemes campionato provinciale WISP. Ricordiamo l'organizzazione da parte della bella equipe, quindi vi ringraziamo per l'attenzione. Roberto Taddei del Circolo Il Globo Verde, una bella giornata per voi quest'oggi. Secondo me sembra che sia andato bene, le persone, gli organizzatori sono persone in gamba come il Marianelli, penso che non ci sia problemi. Potete ritenervi soddisfatti anche dei partenti? Sì, ma è oltre 180, di preciso non lo so perché, ma credo su 180-185, non so di preciso. Possiamo dare l'appuntamento all'anno prossimo? Ma penso di sì, non c'è problemi, quando Marianelli dice di organizzarlo, noi lo organizziamo. Dino Marianelli, presidente della WISP di Pisa, oggi una bella giornata per voi. Dopo tanto tempo abbiamo rifatto una bella manifestazione a Ghezzano. Il circuito Ghezzano era nominato per le grandi manifestazioni di ciclismo. Dopo 2-3 anni siamo riusciti a riportarci 200 partenti qui al circuito dei condotti, come viene chiamato questo. È andato tutto bene, un'organizzazione a me mi sembra perfetta. Non so cosa dirvi, c'è da ringraziare la gente e la bella equipe che è venuto in mente di fare questa gara, non so cosa dite, più che di ringraziare tutti, ce la farei altro. Giorgio Trinci, un commento a questa giornata. Bene, c'è stata tanto affluenza, il percorso era bello, purtroppo un po' di problematiche con la viabilità, però questo non dipende da noi. Credo che l'organizzazione ha fatto un buon lavoro, trovare alle gare oggi giugno 190 partenti come sono stati qui a questa gara non è facile, quindi è un plauso alla società organizzatrice e un plauso alla WISP che comunque riesce sempre a mettere in moto queste manifestazioni. Iari Spadoni, organizzatore di questa giornata, com'è andata? Penso molto bene, prima di tutto perché oggi è una giornata molto bella come tempo e poi ci sono stati tanti iscritti, il percorso ormai era una classica dei circuiti di zona e si è dimostrato ancora all'altezza. C'è qualche ringraziamento da fare? Prima di tutto a WISP che ci ha dato il suo staff per poter fare questa corsa e poi a Cemes SPA che ci ha permesso di poter fare le premiazioni e ci ha dato il supporto come ci ha dato per tutto l'anno. Lorenzo Bani, com'è andata questa corsa? Ma questa corsa come tutte le altre è andata bene. C'era quasi 200 partenti, l'organizzazione come sempre di grande qualità, i giudici e gli arbitri all'altezza della situazione, per cui mi sembra che come sempre sia stato un ottimo risultato e un grande successo. Del resto noi come ciclismo in Toscana, quindi non solo a Pisa, essendo io presidente regionale, sta andando sempre bene perché appunto abbiamo queste organizzazioni che sono di grande professionalità e competenza, quindi ci auguriamo di continuare a sviluppare sia nei numeri che nelle iniziative. Ma un ringraziamento a tutte le ciclismo, ma in particolare a Dino Marianelli che è duro da sopportare come carattere, però diciamo che dal punto di vista dell'organizzazione è perfetto. When